Oggi vi faccio vedere il beauty che ho portato in vacanza. Non sono riuscita a fare prima il video, per cui lo faccio adesso alla fine. In realtà sono stata via solo 4 giorni. Siamo andati a fare una weekend di gare con il cane. Caldissimo. Domenica si moriva. Comunque, io ho portato questo beauty qua di Wooden Size Saga of Freya, e all'interno ho messo, così intanto lo svuoto, il primer Catrice Keep Me Matte Prime and Fine, che è quasi, cioè quello che sto usando adesso per finirlo, cosa c'è qua che non si, per terminarlo. Poi fondotinta, ho portato questo qui di Fenty Beauty, questo qui è il numero 180 Pro Filter Hydrating Longwear Foundation. Nel frattempo si è svegliata una piccola principessa che era stanchissima, poverina. È vero che eri stanca, amore? Sì, tanto stanca. Sono anche svegliata quando voi eravate già svegli Hai fatto bene a rimetterti a letto. Quindi questo fondotinta, che è anche quello che ho su oggi. Avevo portato anche il mio mix di fondotinta Homemade, ma alla fine non l'ho mai usato. Poi Cipria Lava Art Perfect Stay Finishing Powder, questa qui io la adoro, è veramente ottima. Ho usato anche questa oggi. Poi, no, quella alla fine. Ah, poi ho portato la spugnetta di She Glam col suo contenitorino. La spugnetta è... La prima. Sì, grazie. Fammi da assistente. È sporca, chiaramente. E questa qua oggi non l'ho usata, quindi la vedete in formato piccolo, perché questa va bagnata e diventa 3 volte tanto. Cosa dici? Più o meno. Quindi adesso la mettiamo un attimino lì e poi la laviamo. Poi passiamo agli occhi, base occhi di Kaleidos, questa qui anche la utilizzerò finché non sarà finita, è la stessa che ho usato oggi, nel frattempo è andata via la luce e ti aiuto, no, non va premuto, va semplicemente che lo incastri così e lo vuoti, basta. Poi, sì, mettilo lì. Correttore, ho portato questo di Becca, in realtà non credo di averlo mai usato, forse un giorno e basta. Questo qui è Ultimate Coverage Longwear Concealer in Linen. Grazie. Mascara, ho portato il Toy Boy di Diego Della Palma, mi piace tantissimo, è lo stesso che ho su oggi. Poi, eyeliner, ho buttato via quello che stavo utilizzando, un avanzino Oh, è tornato un po' più luminoso. Un avanzino di Maybelline, ma oramai era secco. E ho iniziato a usare questo qui di Ofra. All'inizio, le prime volte che l'ho usato, non in questa vacanza, ma le primissime volte che l'ho usato, non mi piaceva tanto. Lo trovavo molto, passatemi il termine, umido. Per cui lo stendevo, voi lo stendete e se non state attenti vi macchia. In realtà ho capito che ne applicavo troppo, perché non so se vedete, è molto molto morbido, quindi va appena appena toccato quel pennellino sottile e la linea viene bellissima. Oggi non l'ho usato, oggi ho usato un'altra cosa. Matita sopracciglia, per le sopracciglia ho portato solo questa della matita di Nabla Brow Divine in Venus. Anche questa in realtà credo che sia quasi alla fine. Questo è quello che rimane. Poco poco, questa è quasi finita. Poi, prossimo, labbra. Avrò portato malissimo, malissimo perché ho portato due prodotti di Kaleidos, tutti e due molto colorati. In realtà non avevo neanche un nude, non che io abbia usato chissà quanti prodotti labbra, in realtà comunque questo è Cactus Flower e l'altro è Dahlia, che è un po' più scuro, però in Che realtà... sarebbero Che rosa. sarebbero, sì, rosa scuri. Questi poi vanno messi laggiù. In realtà avrei voluto portare dei rossetti un pochino più neutri. Non so perché alla fine non li ho presi. Poi blush ho portato questo qui di She Glam Love Cake, uno dei miei preferiti. Cioè,
cioè, questi blush qua ormai sono entrati di diritto nella mia top 3 di blush come tipologia, e questo è uno dei colori che preferisco ed è quello che ho su oggi, perché oggi mi sono truccata con quelle cose che c'erano nel beauty. Ho portato anche quest'altro mascara di She Glam, che ho utilizzato anche questo. Ho portato l'illuminante di Glam Shop che non ho mai utilizzato. Aspetta, volevo far vedere. Sì, nel frattempo mi si è anche staccata qualche unghia ieri in viaggio. Questo, anzi, guarda. Siccome non l'ho messo, lo usiamo adesso. Voilà, fatto, pronti. Questo invece però lo mettiamo via. Poi ho portato anche questo blush di She Glam che ho usato. Questo qui è in mousse, molto molto bello. Mi piace molto il colore, si chiama Bellini. Anche questo lo mettiamo via. Eyeliner di Nabla Serial Liner, anche questo in realtà è quasi alla fine della sua vita ed è quello che ho usato oggi, mi piace molto. Matita di Lancôme, questa si chiama Le Crayon Kohl, è una matita nera. All'inizio non mi piaceva per nulla, in realtà devo dire che è morbidissima, è quella che io uso nella la manina davanti alla bocca quando si sbadiglia, nella rima interna, è molto molto bella, mi piace tanto. Poi, vabbè, ho portato il setting spray Fruit Explosion Freezing Makeup Spray di Kiko, che in realtà non mi piace come spruzza perché spruzza troppo. Ma e non so, in realtà non so neanche se funziona, devo essere sincera. E poi bronzer, questo qui è bellissimo, il bronzer è di Attis Schmidt. Ed è questo qua, e la colorazione è la Fair, che è quella che ho su io oggi. Questo è il colore, molto molto chiaro, molto naturale, mi piace tantissimo. Veniamo al pezzo forte, mi passeresti solo una salvietta che mi pulisco le mani? Ho portato tre palette semplicemente perché non sapevo scegliere, e con Ginevra abbiamo deciso che le avremmo portate tutte e tre, quindi giusto? Allora, troppo belle. Troppo belle, sono d'accordo con lei. La prima palette, che è quella che ho usato stamattina per truccarmi, è la Mint Cherry di Simply Posh Cosmetics, indie brand veramente veramente ottimo. Girala, che se no non la vedono. Tacchete. Ecco qua, io oggi ho usato questa linea qua di colori, più il nero e il bianco nell'interno occhio e questo qui come per sfumare in cima il colore verde. Veramente molto bella, i colori sono super pigmentati, mi piace tanto. Guardate questo argento qua. Bellissima, veramente stupenda. Simply Posh Cosmetics ha un prezzo bassissimo, tra l'altro. Ultimamente erano anche in offerta le Le metto qua palette. dentro. Sì, vabbè, poggiare pure lì, poi le mettiamo via. Sì. Ottima, Lo faccio vedere ottima, ottima. io. Sì, la fai vedere tu, io ti devo solo la carta. Poi abbiamo Midas Cosmetics, un altro indie brand che vi consiglio, veramente favoloso. La qualità degli ombretti è altissima e la palette è, sì, grazie, è Bellissima. bellissima. È questa qua, come vedete, ha tantissimi toni, colori diversi e ha degli ombretti duochrome. Vi faccio vedere anche gli opachi, però, come sono buoni. Veramente, veramente strepitosa. E No, batto, sì, puoi chiudo. chiuderla, qua c'è la plastichina. Ottima anche questa, Midas Cosmetics è un'azienda indie di una donna, bravissima, veramente veramente ottima, ottima, ottima. E poi l'ultima palette che ho portato, indie brand anche questo è la Break the Rules, piano perché guarda questa qua, che si è un po' rovinata. La Break the Rules di It's Bell Cosmetics, questa qui è una palette 9 cialde, tutte duochrome e basta. Io vi faccio vedere I colori tre che colori vuoi. a caso. Sì, perché mi sembrava brutto farne solo tre. Veramente strepitosa. Poi non ce l'ha questa la plastichina, forse questa? No.
Non ce No, l'ha sì, allora. Ce l'ha? ce l'ho. È questa. No, non è quella. Non ce l'ha, l'avrò persa, non fa niente. Specchio. Quindi, esatto, sì, non fa niente. Quindi questo è quello che ho portato, tante cose, sì, è vero, tante cose, ma intanto ero in camper, avevo spazio, quindi non ci siamo limitate neanche con i vestiti. Sto facendo un disastro per pulirmi, tra l'altro, e poi sì, ho portato un po' di pennelli, ma è inutile che ve li sto a far vedere perché intanto sono pennelli qualsiasi, da sfumatura, da così. E basta, ho messo il vestito che ti piace, e questo. Va bene, niente, noi ci vediamo presto. Quella dei prodotti infiniti di Luigi. Lo facciamo più tardi, ok? Quindi noi tra un po' facciamo un altro video che sarà un po' a metà tra luglio e agosto, perché ormai tra un po' siamo a metà agosto. Ah. Va bene. Vi mandiamo un grosso bacio e ci vediamo presto.